Daniele, buonasera. Ciao. Ciao. Tu dici giustamente, dice, non c'è più alibi, anche, però obiettivamente domani siamo a livello organico e mancano un po' troppo e sbaglio. Fermo restando che hai perfettamente ragione, dice, io domani penso che chi giocherà farà una gran partita, quindi non mi preoccupo di chi mancherà. Dobbiamo valutare alcuni ragazzi oggi e poi decideremo, però sono convinto che chi scenderà in campo farà una grande gara. Hai visto voglia quindi di reagire? Sì, settimana. Se dici questo vuol dire che. Settimana ho lavorato molto bene, c'è stata molta intensità anche nell'amichevole fra di noi, c'è stato molti scontri positivi, in campo parlo. Sono pronti alla battaglia. Il Siena quindi l'avrai visto, insomma. Sì, c'è questa particolarità che è un po' strana, no, francamente. Cioè, ha vinto 4 partite su 4 fuori in casa. Il Siena c'ha questa. Ha fatto fatica tra le mura amiche, però come sempre detto, noi dobbiamo vedere la squadra avversaria, ma dobbiamo guardare in casa nostra. Noi domani per noi è una partita fondamentale, e noi di girarci intorno. Deve essere la partita della rinascita. So che verranno tantissimi tifosi al seguito, quindi è giusto che dargli la prima grande soddisfazione di questa stagione. E gli assenti sicuri chi sono, oltre Gori, Borghini? Gori sicuramente, poi c'è Borghini, quasi sicuramente lo porto in panchina perché si è ristabilito, vediamo oggi. Belloni deve fare un'ecografia di controllo oggi, se mi dà parere positivo sarà della partita. Poi i soliti, dell'Agnello che ha problemi alla spalla, e Lorenzo, sì, che Lorenzo sta facendo terapie fuori, quindi se no il resto dobbiamo valutare oggi, poi decideremo tutto. Ok, grazie. Sono infortunati Picchi, come sta? Anche Picchi deve fare ancora per un paio di settimane. Che problema ha? Ha avuto un stiramento, quindi c'è ancora per un po'. Valuteremo in queste settimane, ma a me mi interessa chi sarà domani della partita. Sono convinto che domani i ragazzi disputeranno una grande gara. A livello personale, come lo vivi questo derby? Cioè, al di là del sia per quello che è stato il risultato domenica scorsa, sia per ovviamente penso l'atmosfera, che sai quello che vuol dire, insomma, c'è adesso. Ma i derby sono sempre delle partite a sé, non c'è favorito, chi è favorito, chi meno. È una partita che, come si dice, noi derby non si giocano ma si vincono, quindi domani con le buone e con le cattive bisogna portare a casa questa partita. Personalmente la vivo in modo sereno perché è giusto lavorare e non mettere ansia e pressioni ai ragazzi, quindi è giusto avere un proprio equilibrio e sapere quello che si deve fare. E poi te l'ho detto, i derby si devono vincere. Prescindere da come, non mi interessa. Potrebbe essere 3-5-2 anche domani, se è così ti chiedo intanto, e che differenza c'è, cosa chiedi in più, perché quello del Siena sembra un po' più guardingo come 3-5-2. Ma io domani chiedo tanta intensità ai ragazzi. Il modo lo sa quello? Il modo dovrebbe essere quello, vediamo oggi chi ho in discussione. Ma a prescindere dai moduli, io chiedo tanta intensità, tanta fame domani, perché appunto dobbiamo portare a casa un risultato importante. Lo dobbiamo fare per noi, per la città, che ci tiene tantissimo. Mi ricordo quando sono arrivato che si parla di questa partita, quindi so l'importanza di questa gara. Quindi dobbiamo fare qualcosa di grande, un qualcosa in più sicuramente. Ho visto la settimana, hai provato spesso Rolando esterno. È una soluzione? Ma stavo vedendo, tutto dipende da Belloni, vediamo Nick come regisce, come sta oggi, farà un qualcosina e lo valuteremo e poi vediamo domani la formazione a schierare. Sì, dicevo Rolando esterno magari con Dio è perché vuoi, cioè vuoi una, non vuoi aspettare, cioè vuoi giocare una partita d'attacco domani. Ma io ho questi giocatori, quindi cercherò di fare una partita non attendista, perché tanto se ti difendi alla fine prima o poi l'errore lo fai,
quindi è meglio attaccare e cercare di offendere la sua avversaria. Ciao. Intanto lei ha detto siamo pronti alla battaglia totale, quindi che significa? Che domani sarà una gara dove l'Arezzo punterà sull'agonismo per, come dire... Intensità sicuramente, intensità sulle seconde palle, dobbiamo arrivare prima sempre. Certo. Dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo perso, e dobbiamo riscattare la prestazione opaca di domenica e poi un derby. I derby si giocano con sangue alla bocca, sangue agli occhi, come volete, ma i derby si devono giocare con altra cattiveria. Grande intensità, come nell'allenamento di ieri. Sicuramente. Perché ai suoi chiedeva con 5 tocchi di far partire a prendere la palla del portiere. Grande intensità, prima possibile arrivare a tiro. Insieme sì, sulla velocità. Sì, sicuro. Per farsi partire certo. Così. E adesso a momenti ci sarà l'ultimo allenamento di ieri. Poi ci vedremo. Quale sarà il fondamentale oppure la soluzione tattica che poi a parte Belloni ci chiarirà altro che lei dà in maniera definitiva per domani? Guarda, vediamo oggi, devo ancora decidere un paio di tasselli sinceramente, vediamo oggi come mi rispondono, come stanno, vedrò nei loro occhi, nelle loro gambe chi ha più voglia, più benzina, valuteremo tutto. Immagino più negli occhi. Sicuramente. Daniele, invece, tornando a parlare del Siena, questo sì. Fatto che in casa abbia trovato delle difficoltà, è evidente che ci sono delle problematiche da capire, da studiare per meglio poterle colpire. Quindi ecco, che hai visto in queste partite che hai potuto osservare? Sicuramente il Siena in casa, i numeri lo dicono, non ha fatto benissimo, anche se poi ha recuperato tutto fuori casa. L'ho vista anche in Coppa Italia, l'ho andata a vedere in Coppa Italia mercoledì, hanno vinto la prima partita a casalinga, però è una squadra importante, una squadra fatta da giocatori importanti, quindi è normale che fino in questo momento non hanno brillato nelle tra le mura amiche, non ci dobbiamo però far prendere da questo valore, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, te l'ho detto, sappiamo che è un derby e quindi la dobbiamo affrontare con la giusta intensità e cattiveria. Perché domani chi vincerà i duelli vincerà la partita. Sono molto 50-50. Eh beh, quando è un derby non c'è niente di scontato, quindi tutto può cadere. Ci sono altre domande? Okay. Grazie.